prima di riprendere dove eravamo rimasti, no? Vado un attimo all'inizio della gita. Perché ho notato una cosa che ho missato. È una fesseria, però voglio comunque farvela vedere. Io non lo sapevo, ma si può entrare in qualsiasi camera. Non riesco a dormire senza il mio solito cuscino. Vedete? Ringraziatemi, no? Che stiamo rivedendo la gita solo per queste cazzatine. Mi sono messo lo yukata per il verso giusto. Non sembra messo bene. Questo futone è mio, quest'angolo è il migliore. Cazzo. Ehi, hai visto che stavano girando qualcosa in città? È proprio un luogo turistico, saranno tutti abituati a vedere gente famosa in giro. Guarda, Steffi, mi devi credere, io non platino da una vita. No, no, questa è la mia camera. E andiamo benissimo. Ho visto tutto, sì, sì. La gente non deve vedermi senza trucco. Studentessa con trucco pesante. Dovrò aspettare che tutti vadano a letto prima di togliermelo. E niente. Uno di quei fissati qua. Passeremo tutta la notte a parlare tra ragazze, non c'è niente di meglio. Di solito dormo in un letto, per me dormire su un futone è un'esperienza nuova, ma tendo a muovermi molto di notte. Ho paura di prendere a carci per sbaglio la ragazza accanto a me. Adoro indossare lo yukata, mi fa sentire nobile in senso tradizionale, mi piace un sacco. Guarda, raga, discorsi profondi. Non potevamo mancarle. Perché qua non c'è nessuno. Alcuni pensano che visitare i santuari sia noiosa, ma io non vedo l'ora. Andrò ai santuari dell'amore e pregherò molto. Ah! Ecco. Qualcuno di voi vuole andare a questo santuario? Lei è la ragazza che pesa 70 kg perché 15 kg di trucco. E che? Cioè, ha direttamente un intero negozio di trucchi in faccia. Di cosmetici. E allora, no, io un boh... diciamo, io preferisco finire il gioco. Sì, magari fare la completezza. Commissioni interessanti, eccetera, eccetera, secondarie, però poi non mi metto, che ne so, a fare il tutto perfettamente, perché poi voglio iniziare un gioco nuovo. A parte il fatto che già perdo tempo a fare live, no? Figuriamoci se devo perdere altro tempo pure a fare i trofei, poi veramente non me ne esco più. Ma quindi lo sai che stai perdendo tempo, a quanto pare? Ah, adesso sì. Ecco. A gironzolare camera per camera. E perché stronzi? Cioè, se sei fuori non vedi il pallino bianco, vedi che ti dice che ci sta qualcuno dentro. Ma noi qua avevamo visto, mi è venuto il dubbio. Ah, infatti no. Meno male che ho controllato. Domani visiteremo i santuari, ma onestamente chi se ne frega. Penso che farò finta di stare male e resterò qui di rilassarmi. Yeah. Ci stanno questi due coglioni. 冗談さ。僕も素直に楽しむつもりだよ。厄介事がないといいが。ねえねえ、小田切君、このお茶受けのお菓子食べた?美味しかったよ、これ。Snack gratuiti, non si dice mai di no, eh? Oh, raga, l'altra volta siamo stati ad un buffet. Saccarosio ha divorato tutto peggio di Kirby. Io? Ma da. Bibite su bibite. Patatine su patatine, pizzette su pizzette. Koyu mono wa hitori ni ikko yoi sareru no ga futsuu janai ka? Ah, sou nano? Gomen, zenbu tabecchetta. No, che stronzo. L'ho mangiato tutto io, scusa. Sou ka.
L'avevo immaginato. Farò finta che non siano mai esistiti. Ora carichiamo. Meno male che tengo un salvataggio per giorno, eh. Meno male. Sacros e Kirby Ipernova. Ah, non aspetta, no così. Aspetta un attimo. Ah no, mi trovo. Controllavo anche queste altre stanze. Di oggi lasciamo lì solo soletto. Quando mi sono svegliato stamattina ero tutto scarabocchiato in faccia, con un inchiostro a base d'olio. Che meschinità. Mi vendicherò, dovessi stare sveglio tutta la notte. Beh, questo non ha detto nulla di interessante. Io mo per esempio ho scoperto un godurioso all you can eat indiano a Milano. Non vedo l'ora di andarci con Saccarosio a mangiare a quantità. Oh raga, a pranzo si paga 11,90 euro. Ma ti sfondi di cibo. Cioè c'è proprio un buffet con vari tipi di pane. Vabbè, poi vari tipi di carne, di pollo, agnello. Raga, una delizia. Infatti, io penso di portarci Stefi quando ci andremo a incontrare io e lei. Ma è pochissima, no? 11,90 euro. Peccato che non è proprio al centro di Milano, è molto lontano dal centro, è proprio in estrema periferia. Infatti dal centro per arrivare lì ci vuole circa un'ora. Quindi poi bisogna fare un bel viaggettino. Stanotte ho provato ad andare al piano delle ragazze, ma c'era l'insegnante a guardia delle scale. Come faccio ad andare di sopra? Ah, è bravo lo studente teppista. Ah, Kimika.今日の観光は疲れたよ。伝統ある古都の文化に触れるの楽しみにしていたんだが。大変だったね、今日は。ツアーで来てたおばさんたちが目の前で倒れちゃったんだよ。圭介がいたから全員大事に至らずに済んだがな。しかしあの光景はショッキングなものだった。ガイドさんまで倒れたもんね。 それにしても小田切君の交通整理は見事だったな。将来は刑事さんにでもなるの? Ma discorso interessante. そろそろ風呂に行くか。今日は嫌な汗をかいたからな。 Ah, corpi sudati. Ah, perfetto, ottimo allora, Stefi. E ammetto che, ma non so se si può tipo prenotare in anticipo, eh. Anzi, non so neanche se bisogna prenotare tipo una settimana prima. Ah, giusto, il sabato mi pare che si paga di più però a pranzo. Si paga 14,90 euro a pranzo. Che comunque è un prezzo ottimo. Grigio-san se n'è andata da qualche parte, anche una del secondo anno è venuta a cercarla prima. Penso si chiamasse Takeba-san, non ho idea di dove siano andate però. La waifu è la waifu. Quindi per colpa di Stefi pagherò il sovrapprezzo. No, dai. No, dai? Essere cattivo? Mi sono svegliata prima di tutti stamattina per truccarmi subito. Non voglio proprio che qualcuno mi veda senza trucco. Ah, quello l'abbiamo già sentito. Ma ha detto altro. Questa cosa ci fa capire che è una cessa senza trucco. Vabbè, che me ne frega. Ah, bello, lei dice che ha parlato fino a tardi. Ma ne ho sapute delle belle su un sacco di gente, quindi ne è valsa la pena. La mia amica ha detto che l'hotel è infestato, però si sentono storie di fantasmi ovunque vai, sono tutte superstizioni. Il bello è che i giapponesi sono molto superstiziosi, eh? Si cagano veramente sotto per un non nulla. Ho comprato un sacco di dolci di Kyoto quando ci hanno lasciato i libri da andare in giro da soli.
Voglio provarli. Ma se li mangio tutti adesso, poi metto su qualche chilo. Cosa faccio? Beh, chi se ne frega, dai. Ma vedi che i ragazzi vogliono le ragazze belle, eh? Vabbè, perché dovrei fregarmene di queste piccolezze? Ok, qua non c'è nessuno. Carichiamo l'ultimo salvataggio dell'ultimo giorno di gita. Dai, che secondo me fino ad ora la parte più interessante è stata lo Looking It indiano, dai. Pensate che fanno, ad esempio, uno spezzatino di pollo con, sentite qua, menta, spinaci e panna. Deve essere una goduria. Ma io non dimenticare qui le mutande. Tutti si chiederebbero chi è stato. Specialmente Coda, me lo immagino a chiedere a tutti una volta radunati in stazione. Di chi sono le mutande? Oddio. Per caso i pantaloni strappati? Ecco, forse esagerato. Esagerato in che senso? Cosa hanno fatto questi due? È grazie a quella bella atmosfera del fiume, da cosa nasce cosa. Ah, ho capito male io. Yoshite kure, sono hanashi wa. Daitai Keisuke ga mukou gishi made todoku nante mucha o yuu kara da. Datte todokasetai desho futsu. Kaze mo ii kanji ni fuite ta shi. Todokasete dou suru? Dou tte yorokobu? Ma mi sta troppo sul culo questo con gli occhiali. Odagiri-kun datte shougakusei no toki wa hissi ni renshu shite ta janai ka. Ima wa koukousei da. Omae ni itatte wa kousan daro. Ima datte honki datta janai ka. Nageta ikkyoi de shirimochi tsuku hodo. Yoshite kure to itta daro. Kowai na, Odagiri-kun. Basta fare i piccioncini. E chi li scippa? Mamma mia! Ma che ci fa un ragazzo e una ragazza qui dentro nel piano dei ragazzi? Studentessa arrabbiata, studente testa calda. Ma stanno litiga. Ehi, si può avere un po' di privacy? Scusate! E tu che dici mi stanno a litigare? Ehi, non entrare in camera mia senza permesso. Ah, stanno a fare la scopatina prima della fine della gita. Questo si ricollega a quello che vi ho raccontato ieri. Come veniva organizzata la gita dalle mie parti. Qui non c'è nessuno, vediamo l'ultima porta e poi andiamo al piano di sopra. Hai visto che piedini, Stefi? Purtroppo a me non piacciono perché sono quelli maschili. Io mi ricordo una coppia, questa ve la racconto già che mi trovo, ormai la live è iniziata nel degrado più totale. Conoscevo una coppia e vabbè, il ragazzo, vabbè, amante dei piedi femminili, no? E la ragazza, sapete cosa ha detto? Perché noi stavamo parlando tutte e tre insieme, no? Stavamo facendo una discussione. Le ha detto, allora io posso capire i ragazzi che amano i piedi femminili perché noi ragazze abbiamo i piedi belli. Invece i ragazzi hanno i piedi brutti, capito amore? Ma per me sono brutti entrambi i casi. Vabbè, non capisci niente. Fanno cagare, dai, esteticamente fanno schifo. Che poi di solito, vabbè, si ha la mano... Se il piede femminile ovviamente è molto più aggraziato. Poi beh, ci sta che ha le mani e i piedi di merda, anche se è una ragazza. Poi c'è sta gente a cui piacciono quelli maschili, quindi non... Oggi mi ha parlato un ragazzo del posto. Chissà se le mie preghiere al santuario stanno iniziando a fare effetto. E magari troverò un ragazzo in tempo per Natale. Sì, te lo porta a Babbo Natale. Anzi, proprio Babbo Natale per intero. Tutto nudo, peloso, col pancione. Con soltanto i nastri regalo che gli avvolgono il bizzellino. Mamma, sarebbe un incubo per me, atto che bel regalo di Natale.
Peloso magari no. Ah, ma io senza. Perché tu lo volevi? No. Ah, lei, vedi, si è dovuta impegnare in queste regioni di gita per evitare che qualcuno la vedesse senza trucco. Che forbacchiona. Infatti in Giappone le giapponesi sono veramente delle maestre, delle professioniste nel truccarsi. Diventano delle gnocche da paura le cosplayer. Poi quando le vedi senza trucco ti metti le mani nei capelli, capisci di aver ricevuto uno scam. Guarda qui chi ci sta. Sorede, sono caffè no deserto ni saikin tomodachi to hamattete. Soda! Mitsuru senpai mo kondo no hōkago issho ni. Bello che sono diventate amiche del cuore. Ah, soda na. Kimi no yu. Special ichigo pafe to yara ni. Parfait speciale alla fragola. Buono. Kimari desu ne. Hōka ni mo okiniiri no mise ga attara oshiete kure, Yukari. Ah, sore nara kono mae tonari machi ni dekita toko nan desu kedo. Da notare che il tavolo è posizionato in maniera tattica per non farci vedere i loro piedini, eh. Ecco. Abbiamo visto tutto, eh? Finita la gita, finita la pacchia. Ecco. Usciamo col doggo. Avrà lo sciottino. Ma sempre lui! Ma vedi come si è conciato! Ecco perché nelle art lo vedo spesso col cane. No, non preoccuparti, Ruby. Era giusto per sapere che era successo. Ah, al dormitorio c'eravamo soli e Koromaru. È stato un periodo molto tranquillo. Ah, madonna mia! Vaporello. E me lo immagino che nella follia ha iniziato a parlare con un cane. C'era troppo silenzio, non riusciva a dormire bene. Poverino, però almeno non c'è il presidente. Ma veramente, vi immaginate lo sciottino e il presidente da soli? Più costretto a sentire le battute brutte. Ah, lo sciottino ha detto che vorresti a capire cosa pensa il doggo, perché sono stati per qualche tempo insieme soli soletti. Mm. Vabbè, lo so, Xander, è una battuta. Come martedì inizia la settimana del tirocinio curricolare? È assurdo dover lavorare senza una paga. Ma che è? Martedì e mercoledì nelle costruzioni, giovedì e venerdì in un distributore. Cavolo, che rottura, gli insegnanti ci terranno d'occhio per tutto il tempo. Dove lavorerò? Ah, avete capito? Andiamo a lavorare gratis! Raga, gratis! Bella, eh? Bello! Vi siete divertiti in gita scolastica? Io no, magari perché prof lei è una zitella? Non me ne importa niente di santuari e templi. Bene, il tirocinio curricolare inizia martedì. Consideratelo come un'altra gita noiosa di scienze sociali. Il mondo reale è piuttosto spietato. Se non sapete di cosa stia parlando, alla fine della settimana l'avrete capito. Grazie, prof! Quindi ci fa capire che vivere è una merda. Ecco. Io sono solo felice di avere l'occasione di rilassarmi. Qualcuno ha dei bei ricordi della gita che vuole condividere con tutti? Andiamo, non fate i timidi. La mia idea era di fare la gita scolastica a Guam. Guam. Ma nessun altro insegnante era d'accordo. In effetti ognuno aveva la propria idea. Il prof Koda si è impuntato su Kyoto, come sempre. Il prof Ono voleva andare nel nord-est del Giappone, non so perché. La prof Onishi ha suggerito le terme e il prof Takenozuka voleva salire sul treno a levitazione magnetica.
La prof Terauchi non aveva preferenze, perché purché potesse portare suo marito. Che fastidio! Lei ha capito tutto. Che poi è quella gnocca, se ricorda, mo. Sì. Ci serve qualcuno che compatti il corpo insegnanti contro una certa persona. A quel punto potremo finalmente opporci all'annuale sgobbata a Kyoto, ecco lo stronzo del prof. Poi abbiamo un'isola che appartiene agli Stati Uniti e lì c'è pure una base militare. Ah, quindi... voleva... voleva farci giustiziare? Boh. Sono progettata per combattere. La gita è stata favolosa, specialmente le terme. Oh, scusa, doveva restare un segreto, vero? Ben bello raccontarsi i segreti. Ci tocca. Ma è il giorno dopo la gita. Avrebbero dovuto darci un giorno di vacanza. Se lo pensa anche un giapponese. Poi cazzo, ragazzi, ma avete capito che è pure sabato? Se si poteva fare il ponte, perché in Italia di solito si fa il ponticino. Cioè, da me o il sabato non si va a scuola, oppure si va, però si esce subito. Ma io per esempio non sarei andato a scuola di sabato, che cazzo me ne fregava. Oddio, ma qual è il problema di Ciro? Ah, ti ricordi che problema c'ha? Che è stata incolpata per il furto dei soldi degli studenti. Voglio allontanarmi da scuola il prima possibile, andiamo? Oddio, cosa è questo annuncio? Ma come ci hanno chiamati? Oddio mio! E vai! Reset. Qui. Forse la prima? Sì, infatti, la prima. そうですよね。生徒会長に相談していれば先輩にもご迷惑かけずに。 Andiamo. Ma chissà cosa succederà. Già la musica non promette nulla di buona. Ma bello! Le sono arrivate le voci. Mi piacerebbe che fossi tu stessa a dirmi se è davvero così o no. Cosa diciamo? Dovrebbe avere il coraggio di dirlo, sì. Ma... in realtà era uguale qua, sia con la prima che con la seconda risposta. Dai, cazzo, 3 ore per dire che non sei stato tu, Cristo! Le labbra di Chihiro tremano. Ma... addirittura tremano. Meno male che la senpai le crede. もともと根も葉もない噂だろうと予想していたさ。ただ君の口から直接聞いておきたかったんだ。生徒会長、ありがとうございます。だが。 私はそうでも他の者が同じとは限らない。現に君のことをよく知らない者たちが好き勝手騒ぎ立てているのが現状だ。とりあえず後のことは私が何とかしよう。すまないが力を貸してくれ。
D'accordo. D'accordo? うん。客観的な意見をくれると助かる。この件に関して私より伏見の近くにいて今からここでと言いたいが私はこれから少し予定が入っていたな。今夜は暇か？都合のいい時に私の部屋に来てくれ。できれば他の者の目につかないように。 Sono come lei nella vita reale. Dice Franz. Ma pure Saccarosa è così nella vita reale. No, ma non sono così. Ma come, amore, che dai, che sei una timidona assurda. Vabbè, magari lo ero prima, ma ora insomma. Che cosa? Ma avete letto? Non è proprio per stasera, vero? Vieni nella mia stanza appena puoi. E preferirei che non ti facessi vedere da nessuno. Ciro dice: aspetta, vuol dire che vi vedrete da soli? Ma che si sta ingelosendo? Da soli? Non credo di capire il problema. D'amore, si sta ingelosendo, te lo dico io. Possiamo occuparcene noi due, quindi tu... Ah, non posso permetterlo. Chissà perché ha tirato fuori questa grinta. E Saccarosio? No, non sono io. Quando lei ha paura di perdermi, tira fuori la grinta. Ricordo forse... che... Cosa? Niente. Niente. Andiamo avanti, va. Ricordo chiaramente cosa è successo quel giorno. Lei aveva un cerotto sul mento perché si era tagliato rasandosi. Ricordo anche che l'ho consegnato i soldi direttamente. O dirà davvero che è un mio errore? I soldi? Mi dà subito una spiegazione, altrimenti... Che cosa? Cioè, questo professore ha detto che tutto è colpa sua, ma allora è stato talmente un vigliacco che magari i soldi sono stati persi per colpa sua e voleva incolpare lei. Ma poi non è quel prof che ha fatto una battuta sul superconduttore? Sì. Vabbè, quello là. Ho portato i soldi a casa con me per sbaglio. Avevo intenzione di riportarli qui, ma me ne sono completamente dimenticato. What? Nani? E che la scadenza del pagamento è stata posticipata, quindi non pensavo fosse così urgente. Ma che cazzo sto a leggere? Ogni giorno dimenticavo di portarli, ma mi sono detto che prima o poi l'avrei fatto. E beh, eccoci qua. Avete capito? Tutto sto casino per un imbecille. Almeno non è il prof di Misao. No, Steffi, è un altro prof. Come fa a definirsi un insegnante? Ah, tutto è bene quel che finisce bene. Ah, vedo, non ci crede neanche lei che ha avuto la grinta. E ride. Che ti prende? Amore, ma ride come ridi tu.
ma non rido così io. No. そんなの許せませんなんて私あの時生徒会長と先輩が部屋に È solo che quando ho pensato a voi due da soli in una stanza mi è montata la rabbia anche solo all'idea. Ciro sfoggia un sorriso rinfrancato. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Ah, rango 9. Sono così sin da piccolo, almeno così dice mia madre. Di solito sono timida e silenziosa, ma se si tratta di qualcosa a cui tengo divento una furia. Saccaroseo! Non sono io. Con me no. Niente. Non vuole fare coming out in live, raga. C'è una cosa che voglio dirti. Cosa potrà mai essere? Ora che ci penso, ho già un rapporto speciale con un'altra persona. Io ti amo. Anche io provo lo stesso, Ciro. Come detto? Ti amo. Oh, raga, la strada per l'harem è iniziata. Ovviamente sarà tutta in discesa, perché sarà sicuramente un percorso facile per lo Tsu. Non si farà mai scoprire dalle ragazze. Ora non si torna più indietro. È un problema se ti chiedo di aspettare al cancello della scuola. Sperando di non farci beccare da Yukari. Mi piacerebbe tornare a casa insieme. Sì, sono a due donne, Moxandrel. Ho finito per tornare a casa un po' più tardi del solito. Cosa avremmo fatto con lei? Boh. Madonna, Giati. Yoji-kun è appena stato qui. È venuto per passare il tempo con Junpei-kun. Ma che mi sta trattando con Junpei, Ryoji? Mi sorprende che non sia con una ragazza. Ehi, dov'è Aegis? L'ho vista al secondo piano. Davvero? Magari con Koromaru non è da loro sparire così. Yukari, per caso ti sta spuntando qualcosa dal cranio? Che bello, già mi preparo a bombare pure Ciro. E mi rompo le palle di lavorare, scusami, sciottino del cavolo. Il proverbio "il lavoro nobilita" è solo una scusa. Tuttavia ci sono persone come il padre di Yukari che hanno dedicato la vita al lavoro. In ogni caso ti consiglio di sfruttare appieno questa occasione per scoprire di più sulla forza lavoro. Oddio, amore, devo andare da Tanaka. Ah, sì. Mi sono dimenticata di questo importantissimo social link. Voleranno le mani. Con l'harem scoperto. Konaida ne, jimoto de dōsōkai ga atta no.
Proprio l'altro giorno il mio liceo ha organizzato una rimpatriata. Sembra una rottura. Dici? Eh no, vedi che non lo conosci Tanaka? Dobbiamo rispondere sempre a divertente. Ok. Ah, ecco perché è stato un divertimento. È l'opportunità perfetta per mostrare a tutti che vite penose si sono costruiti. Wow. Ah, ma quindi lui ha avuto una vita povera, come quella che mi prendevi in giro perché mangiavo solo riso in bianco, o l'ingrato che una volta gettò via i miei calzini bucati. E che strozzi però. Ora sono entrambi invidiosi di me. Quello che loro guadagnano in un anno io lo faccio in un mese. Si sono invertiti i ruoli. Ah, che tu l'avevi già capito, Steffi? Lasciati prendere sotto la mia ala e posa per me in esclusiva. È un'occasione irripetibile. Non crede che faccia un'offerta simile a chiunque? Oddio, e saliamo di rango. Ma sentitelo! Ricordi i 40.000 yen che mi hai dato? Potremmo dire che ormai li hai già recuperati tutti. Il mio prezzo è di almeno 100.000 yen all'ora. Pensa a tutti i consigli gratuiti che ti ho dato. Puoi ringraziarmi dopo. Rimango senza parole. Tarda notte. Ah, che ci fa Chidori qui? Cosa sto disegnando? Perché questo? Che succede? Ne è passato di tempo. Chi è questo intruso? Oddio, sono ancora vivi! Vi lo sapevo! Gli strumenti per piacere. Ah, l'evocatore suo. Ora non c'è niente al mondo che ti trattiene qui, giusto? Dite la verità, siete felici di rivederle, eh? Avete già capito che li dovremo riaffrontare. Non è un posto dove andare. L'unica scelta è venire con noi. Ah, perché Junpei non lo consideriamo? Sebbene che la morte non è nulla di cui aver paura. È tutta colpa sua. No, sto odiando Junpei! Da quando è iniziato ad avvicinarsi, ho sofferto ogni singolo giorno. E ora ho paura di morire. Na, Chidori. Hayo koie. E mo cosa succederà? Ole, non si va a scuola oggi. Innanzitutto andiamo a comprare. Granato, arriva in un 7-3. Ah, e poi due opali. Ma sono 49.800 yen! Arigato!
volta ho detto la prossima volta vi venderemo un set per diventare una spia. Sono pronto a diventare 007. Sì, ormai non sento più la crisi, Stefan. Non la sento più. Non la sento più. Ora, una nuova strategia. Racconterà Chidori di come è andata la gita. Legheremo sicuramente di più così. O almeno credo, non sono molto convinto che funzionerà. Perché infatti mi sa che se n'è andata. Perseverare è importante, specialmente una volta diventati adulti lavoratori. Se la vedi come un'occasione per coltivare quel tipo di abilità, il tirocinio curricolare non è poi così duro da superare, non credi anche tu? Capisco cosa vuoi dire. Sono sicuro che non sarà facile, ma dobbiamo resistere solo per 4 giorni. Facciamo del nostro meglio. A 4 giorni di tortura. Accarezziamo il dog che ci porterà forza. Passiamo il tempo con lui, che a me onestamente non interessa. Bello che con lui si mangia sempre. Non è il tuo sbandone? No, te lo lascio a te. No. Se avessi soldi ne porterei un po' a mia madre. Ah già, mi sono dimenticato di dirtelo, qui mangio gratis. Ma non sono qui, anche in tutti i ristoranti dell'area commerciale mi sostengono tutti. Sono l'unico che può mangiare quanto vuole, dove vuole. Ah, bello! Bello ragazzi, praticamente è uno look in it è eterno comunque. Hai visto Stevi, che culo. Ma mi sento in colpa di approfittare della loro gentilezza, per cui a volte pago lo stesso. Un giorno ripagherò il mio debito con tutti per intero. Ma per ora devo tirare avanti in questo modo. Ecco perché ho intenzione di sfondare. Lo devo a tutti coloro che mi stanno aiutando. Avrei addosso molta pressione. Mentre se dicessi che non è così. Ma un po' di pressione può davvero motivarti. Chi pensi che sia il tuo più grande rivale? Tu o me stesso? Forse se stessi? Sì. Si può sempre puntare al massimo, ma siamo noi i nostri peggiori nemici. Per me questo socialing è proprio orrendo. Non mi piace proprio sto personaggio. Sembra una cosa tipo Sanada più o meno. Sì, sì, ma per me non ha senso. Okaeri. Stasera Kirijo Senpai e Sanada Senpai torneranno tardi. Per cui non andremo nel tartaro. Ah. Bella. Bella inculata. Andiamo a riposare direttamente allora, dai. L'ora buia! Azz. Ah, mi aspettavo lo sciotino. Anzi, mi aspettavo sciotino cresciuto dinanzi a me. Scusate se vi sveglio. Che succede? Ha rilevato una presenza. No, sono gli strega. Strega. Sono ancora vivi. Aizza.
影時間が消えなかったと思ったら今度はストレが復活。ったくどうなってんの。山岸、誰が見える。カズは一人だけです。c'è una sola persona. Chi potrà mai essere? この子。病院にいた。Hai capito, amore, chi è? Ecco. Pensavo che fosse in ospedale. Entrata! Ah no, è entrata dentro. Dentro Fuka? No. Ah, da quanto tempo? Chidori? Ah, pure lei è una navigatrice, mi pare. Sì, sì, sì. Ho deciso di liberarmi di voi. Venite da me. Yamakishi. Eki. Doi koto? Kanojo ima byouin ni. Teka Junpei, anta nanka shitten janai no? Junpei non sa niente, come al suo solito. Useyo, ore ga kikite yo. Kusso! Junpei, tu non sai mai niente. Non sei un cazzo, Junpei. Junpei, vacci na sai yo. Non possiamo lasciarlo solo. Capito, ragazzi. È sicuramente una trappola, ma si tratta degli strega, non possiamo ignorarli. Junpei deve solo saltare giù dalla finestra. Ah. 何をしてくるかわからない。決まり次第、すぐにイオリを追うぞ。Oddio, si deve combattere! Raga, si combatte! Hai. Allora, che vogliamo? Vabbè, a questo punto metto la senpai, scusatemi. Che cavolo. In effetti c'era un'armatura che poteva essere adatta a lei. Brava. Bravissima. Mi fa piacere che te lo ricordi. Ma chi ce l'ha? È Amada, credo. Lo sciottino di merda, ecco. Lo stronzone. Due città da fuoco alto. E qua ci sta. Oh, raga, secondo me siamo pronti. Madonna, ma guardala! Ecco. Finalmente la possiamo vedere da vicina! Possiamo mangiarla, ecco, con gli occhi. E chissà cos'altro. Mamma, che bel culetto che affuga però, eh? Ah, adesso perché, ragazze? Bel culetto sodo sodo, niente cellulite, me coglioni. Ma perché è un personaggio in 2D? Oh, no, è 3D. Sì, è comunque un 2D. Un personaggio fittizio, vorrei dire. Ah, devo ammetterlo. Incomincio a provare invidia per questa porta, perché Fuka ogni volta sta sbattendo il culetto su quelle... Ah! Sì. Su quelle maniglie. Ah no. Che bello vedere per la waifu in costume. Ah! Proprio la waifu è super culettina. Brava, Yuki, saltella ancora di più. E perché raga, la senpai? Che pure lei. Mamma, guarda che culo, amore. In mezzo alla miseria. Andiamo. Oddio, eccola qui.
おい千鳥、どういうことなんだ、訳を聞かせてくれ。ほら、visto che bello smalto bianco che ha。し、こんなことする理由なんてねえじゃんか。そりゃ、俺あんま頭良くねえし、いろいろ。ウェイ、アロー、アイリカ。ウェイ。でも、俺たちが戦うのなんて絶対おかしいって。Oh Cristo! Ha lanciato un ash, ma che è? Un tomahawk! Ehi, fa attenzione, avresti potuto uccidere qualcuno, magari Giubi ti vuole proprio uccidere? No. Sagare, Junpei. 話が通じる状況じゃない。これ以上は危険です。気持ちはわかるけど、純平くん、今は下がって。メディア、ああ、ti dobbiamo affrontare。 ここじゃない、そんなの最初からわかってたこと。ma il problema è che lei è pure sola。一体どうしちまったんだよ。おカッソ、どこにいるの。まけカッソ、何ファン。おおみょディア、解析準備中です。もう少し近づく。これフォーコ、mi sono portato la senpai。Mannaggia il cribbio! Raga, devo per forza curare tutti. Ma fa troppi danni. Allora, di fare questo, rifletto un attacco magico. La sicurezza non è mai troppa. Che cosa, ti diminuisco la difesa? C'è cascata come una pera cotta. Che è neurotaglio? Oh Cristo! Cosa sei debole, stronzetto? Giusto per sapere. Ah, non sei debole a niente. E ti curi con il fuoco. Pure i danni ne subisce. Ma ne subiamo anche noi. Conna itami. Ima no mune no itasa ni kurabetara nantomo nai. Questo dolore non è niente in confronto alla sofferenza che provo dentro. Ma è bello il suo persona? Sì. Che cosa? Si cura pure. Ma pensate. Cioè, sua persona fa attacchi sia magici che fisici. È un po' un guaio. La mette in difesa per sicurezza. Perché non mi lasciate in pace? Ma sei tu uccidere che stai facendo tutto sto casino? Ha subito il contrattacco, bellissimo! Ma che bellissimo!
Ah, però vedi, lui andrebbe bene contro di lei, vedi cosa riflette. Ah, ovviamente abbiamo lui, no? Ecco. Troppo è debole al fuoco, non conviene. Frost nero? Ma vabbè, Ruby che sta dicendo ora una serie di stronzate. No, i soldini no! E basta. Ma Luna. E se ne vanno 10.000 yen così. Guaio. Oddio. Non riesco a respirare, ho paura. Ma fino così. La mia più grande paura non è la morte. Allora, secondo me la più grande paura di Rubicante è sentire Chidori che dirà: la mia più grande paura è perderti, Junpei. Ecco! La mia più grande paura è l'attaccamento! Amore, Chidori innamorata di Junpei! Ah. Vai, Ruby! Hai perso la waifu! E niente. Ma tu, Junpei, mi hai portato un dolore che non volevo. Ah, fa pure lo scemo. Quando sono con te, Junpei, ho paura di tutto. Ho paura che il mio tempo insieme a te finirà. Saga, che pianto pure a 30 sta Junpei. Povero Ruby. Ora si baceranno. Vai, Ruby. Guarda tutta la scena. C'è qualcuno? No, sono arrivati gli altri. Ah, i vostri amicicci. Nozomi dori, tedashi wa hikaemashita ga, kekka wa kono arisama. Chidori. Yahari mo dame no. Ah, Chidori, vedo che è troppo tardi. Sono riusciti ad avvelenarti. Nani ga dame da? Kono borei yarou ga! Non sono un fantasma. Il fato mi ha concesso di vivere. Oddio. Yokero Junpei. No! Raga, ha sparato a Junpei! Raga, il vostro
Il vostro desiderio è stato esaudito! Ma che è? Perché siamo qui? Yokatta. Kiga tsuita. Ma che è successo? Shidori. Sì, è ancora vivo. Siete stati trollati. Ore Toshiko. Watashi machigatte ta mitai. Kowai no mo kokoro ga itai no mo Junpei ga iru sei da to omotte ta. Datte Junpei to au made ichido mo sonna koto nakatta kara. Demo Junpei ni atte watashi machimete kawaeta no. E per la prima volta in vita mia io jibun ga dou shitai ka tte. Ho capito cosa voglio davvero. Kimi no. E sarebbe shitai koto. Io voglio stare con te, Junpei. Per sempre. Ah! Ruby si starà divertendo ora. Oh, magari Junpei è in paradiso, eh? Voi sapete, no? In paradiso tutto ciò che avviene ti rende ti rende soddisfatto. Ore da te. Anche voglio stare con te. Come non potrebbe mai durare questo? Mi spezza il cuore. Ma prima si fa avanti e poi si tira indietro. Noi siamo diverse da te. Perché parla al plurale? Ah, mette in mezzo anche Medea. Si chiamava così Medea? Sì. Ah. Ah, quindi potrebbe nascere anche una trisom. Ah, bravo. Conosco il giorno della mia morte sin da quando ho ottenuto il mio potere. Eh? Ora capisco che morire significa non poterti più rivedere. È quello che pensa Saccarose con me. Tu non lo pensi. E lo penso anch'io. Ecco perché è meglio che sia così. Tu non puoi morire qui, Junpei. Che succede? Oddio! Lo sta salvando! Non siete felici? Finalmente Junpei ritorna tra noi! Junpei! Ah, se il suo personaggio ha il potere di donare la vita. M.O.P. Eh sì. Avete capito? Sì. Io già sapevo. Oddio, senti il tuo battito del cuore. Sei sacrificata per amore. Il bello che sta vibrando anche il controller, eh? Sì, mentre la strattonava. Ora, Junpei,
ああ、俺もだ。俺だって君を守るよ。だからやっぱりいい気持ちだね、純平といると。いい気持ち。チドリ大好き、純平。ああ嘘だろう。チドリ、返事してくれよ。チドリ。Quanto mi spiace per Junpei, a te amore? Anche a me. Ma stavi piangendo, amore? No. No. Ah, fa pure lo stronzo. Che peccato, una morte davvero inutile. Inutile? È impazzito. Ma... ma si sono fusi. Ragazzi, sono fusi i loro persona. La determinazione del cuore di Junpei ha risvegliato una nuova persona. Infatti la persona di Junpei, Hermes, è diventata tutt'uno con la persona di Chidori, Medea. Dalla loro unione emerge Trismegisto. Medea. Porca miseria. Sane. Junpei. ほう、大した見せ物だ。ならこちらも相応の返礼。L'amore tra persona, verissimo。やめとけや、高屋。あんたには先がある。これ以上茶番に付き合う気はないやろ。私はもっと大きなことを成します。影時間を消す手立てのないあなた方など、もはや相手取る意味はありません。残された時間。せいぜい無意に過ごすことだ。おまこれ、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 シドリ、シドリ、俺こんなのきつすぎっけど、でもさ、俺一人の命じゃないんだよな。順平。Durante il tragitto per il dormitorio ha regnato il silenzio. Nessuno è riuscito a trovare le parole adatte da dire a Junpei. Ah, e si passa direttamente al giorno successivo. Oggi è la festa del lavoro, non si va a scuola. Bellissimo giorno. Allora, pareri? Pareri, raga? Pareri? Ma Junpei, ma dove cazzo è? Credo sia rinchiuso dentro. Dici?
Sì. Era la prima ragazza che interessava davvero a Junpei. Pensi che starà bene? Si riprenderà prima o poi, lo spero. Ma grazie per averlo detto, mi fa sentire un po' meglio. Ano? La priorità di qualunque essere vivente è l'autoconservazione. Ma Chidori-san ha sacrificato la sua forza vitale per Junpei-san. Il legame tra loro sarà stato così speciale da trascendere l'istinto dell'autoconservazione. Bello, no? Aegis con i paroloni. Junpei-kun e Chidori-san hanno un legame meraviglioso. Persino adesso sono uniti, ma non pensavo che sarebbe finita così. È troppo tragico. Anche lei prendeva quei farmaci. Se non fosse morta ora, sarebbe comunque accaduto presto. Ma il destino ha scelto di dare alla sua vita una fine splendida. Ah, visto, la madre ha pensato che magari ci sta qualche capo tra questi strega. Dice che Junpei sta chiuso in camera sua? Sì. Vediamo un attimo che sono curioso. Junpei sembra essere nella sua stanza, ma non risponde. Stava piangendo a dirotto. Porello. Mamma mia. Cazzo, a me dispiace pure. Dunque. Guardate con attenzione quello che devo fare. Cercate qualche fiore in particolare oggi? Allora, vediamo cosa possiamo comprare. Fiore bianco. Fiore bianco che Junpei fissava. Piacerà a qualcuno. Allora, abbiamo comprato questo fiore. Voi vi ricordate il povero Junpei, no? Dobbiamo consolarlo. Dobbiamo dargli il fiore per un motivo. Sembra che Junpei non sia ancora riuscito ad andare in ospedale. Ora che ci penso, ancora il fiore bianco su cui Junpei aveva messo gli occhi. Dovrei darglielo? Ovviamente sì. Perché questi fiori? Dovresti darli a lei. Dobbiamo dare coraggio al povero Junpei. Parliamo di una cotta, perché in quel caso c'è un po' troppo amore in giro. Ti comporti come un bambino. うわ、ひでえ。俺にはへこむ権利もねえのかよ。ああ、くそ。勝手に態度を立ち上がって。こんなんされたらいかないわけにいかねえじゃん。でもありがとうな。お前には負けるが余計なおせっかい焼いてくるわ。 Dovrei prendere esempio da te ed entrare con eleganza. Solo che questi fuori non mi fanno sembrare tanto fico. Forse dovrei entrare di colpo con un mazzo intero. Ah, Junpei non capisce mai un cavolo. Mai un cavolo. Comunque, avete visto? Ora, cosa si possono vedere? I fiori che Junpei ha regalato a lei. Hai notato i fiori? Sì. Quindi facciamo questo magico pisolino. E poi, oh, io equipaggiamento non lo sto mai a comprare. Ah, Junpei ancora nella sua stanza. È difficile perdere qualcuno a cui si è così legati. Spero che stia bene. Povero Junpei.
Ma veramente non posso andare nella sua stanza a consolarlo, no, eh? Madonna, mo è caduto completamente in depressione. Possiamo fa? Ah, sempre un cavolo. Andiamo a dormire ancora. Dormiamo. Il tirocinio curricolare si svolgerà nei prossimi 4 giorni. Che bello. Passi le giornate a letto, ma sì, Steffi, come nella vita reale. Ora cominciare di What to die. Ah, dobbiamo lavorare nel fast food? Oh, che bella. Bell'outfit. Per i prossimi 4 giorni darò una mano con le pulizie. Grazie mille. Scuola giapponese. Grazie mille. Vado a lavorare in un fast food gratis. Che vita di merda. Quando finisci qui potresti gettare la spazzola. Sì, sì, è proprio la vita di Crystal. Soltanto che noi non è che glielo chiede una collega, no, glielo chiede direttamente un cliente rompipalle. Per qualche motivo Tomochika è davanti al ristorante. Ohayo. Sam, stai bene in uniforme? Abbiamo scelto lo stesso posto, eh? Anche tu? Oddio, noi lavoreremo con lui! Ah, si è svegliato tardi. Arrivare in ritardo il primo giorno, saranno furiosi. Conosco un tipo che lavora qui, dice che il manager è rigidissimo. Ora non voglio entrare, che faccio? Entriamo insieme. Vieni a scusarti con me. Coso, sei un grande... Coso, mi ha chiamato Coso. Pure Junpei ti chiama così. Posso fare finta di essere sempre stato qui? Mi metto l'uniforme dentro come se non fosse successo nulla. Mica fa anche Crystal così. Dillo solo che avevo un po' di mal di stomaco e che sono rimasto in bagno finora. Non credo funzioni. Prendi uno di quelle uniformi e portamela qui. Ti offrirò tutto il cibo che vuoi. Potrai copiare i miei compiti. E va bene. Ma sì? Ti devo la vita, amico. Oh, ti è arrivata la professoressa. E niente. Oh no, l'ha notato. Perché è sempre la mia classe quella problematica. Qualcuno assente, terribile. Che essere umano ignobile. Cerchiamo di sviare il discorso, Kenji. Non sorridemi in quel modo, non sono tua amica. それより、お店には連絡したんでしょうね。あ、いや、タイミングが合わなくてですね。まず連絡が常識でしょ。信じらんない。クレーム確定だわ。今すぐ謝りに行きなさい。今？それはちょっと、こっちにもいろいろ準備が。何よそれ。
あんたさ、仕事に穴開けて店長たち心配させて、いい？ちゃんと叱られてきなさい。はい。Te la caverei da sola? いや全然。Per nulla. Me la sono cercata. 落ち込むくらいなら最初からないわよ。謝るときはね。次からこうしますとか宣言しとくと、とにかく誠意とやる。No.そんじゃ、ci vediamo Kenji、 buona fortuna。 あとでこっちからも謝罪の連絡入れとく。あ、そういえばあなたイオリから何か聞いた？ saputo nulla da Iori? Non proprio。 あ、そう。ま、今あなたも仕事に。 ah、 ho capito cosa è successo。 それじゃ、私も行くから。 è rimasto chiuso nella sua stanza。Per continuare a piangere, a dirotto. Quindi ha preferito saltare il lavoro. Fai un bel sorriso che dimostri quanto ti piace questo lavoro. Sicuramente, prof. Hai capito, Chris? Sorridi anche tu. Tomochika non è stato rimproverato troppo, ma ha continuato il suo turno in silenzio. Alla fine del primo giorno di stage sono tornato al dormitorio. Non pensavo che pure in Giappone si fa sta cosa. Ah. No, guarda che è arrivato! Ah. Yeah. Sama ni natteru ne. Honshoku no hito to miwake ga tsukanai yo.Come stai marinando lo stage? Ci sono anche l'ultima risposta. Come posso aiutarla? Sonna cosa sta la Toriumi sensei ni shikarareccia. Boku no ho hito ashi hayaku owatta kara. Ah, finito prima. E proprio qui decidi di passare il tempo. Kimi wa kawari nai mitai da ne. Posso prendere la sua ordinazione? Shinsaku setto de potato wa chigai.Avete letto! Smile mo yoroshiku. Prendi il menù a disponibilità limitata con patatine piccanti all'aglio e un caffè. Oh, e anche un sorriso. Anche un bacio con la lingua. Nante jodan. Scherzi a parte, volevo parlarti di una cosa. Oi! Tenchou ga kyūkei haidete. Are? Mochizuki-san. Kimi mo koko nan da ne.なんだよ、冷やかしか？店内でナンパ。Ti conviene non provarci con le ragazze qui. Le attiri come una calamita, lo sai? Nostro nemico giurato. ちょうどよかった。友近くんにも聞いていいかな？なになに？だから今さっき、休。ほら、休むぞ。テーブル拭きやめ。君ってそれじゃあ何か買ってこようかな。そういや俺店長からナゲットもらって意外と話せるよなあの店長。あ、OK、クロケットグラティスグラッツアルマネージャー。これだけあれば足りるよね。いいね、ジャンキーだね。これぞ。Sei un vero intenditore di cibo spazzatura. Questo vuol dire essere un liceale. で、聞きたいことって？Raga, io intanto voglio farvi notare che si sta avvicinando la luna piena. Voglio dirvi solo questo. Junpei-kun no koto nan da. Iori? Taiken-saki issho dattan ja ne no? Ah, vuole parlarci di Junpei. Demo Junpei-kun. Ah, vedi, oggi doveva fare lo stage insieme a Junpei. Kyou yatto kita kara skoshi dake hanashi o shitan da. Allora, finalmente visto abbiamo fatto quattro chiacchiere. Gli è successo qualcosa? Perché dici così? Alla prima occhiata sembra il solito scemo, ma c'è qualcosa che non va. Quando lo guardo nei suoi occhi percepisco della tristezza. Mochizuki, omae honto haratatsu yatsu da na. Ikemen no kuse ni tomodachi omoi no. Un aspetto fisico del genere continua a preoccuparti dei tuoi amici. Sei troppo perfetto. Ma cosa facciamo di questo tizio? Vabbè, ha detto una minchiata.
io rimo e con da risunda. Se solo loro sapessero cosa è successo. Toriaizu, koizu ga onaji ryou ni iru nda shi. Ore mo koizu ni iroiro sewa natte sa. Shibaraku suriya itsumo no aitsu ni modoru tte. So. Ma quando karaoke demo lo porterò al karaoke qualche volta, gli farò sapere che eri preoccupato per lui. Madonna. In Giappone si amano un sacco i karaoke, invece a me non piace cantare. Tsuka zenzen kutte nei kedo. Mochizuki, ato wa makaseta. No, la pausa è finita, lei non ha ancora finito di mangiare. Sasuga ni kono ryō wa reji de tsunde morao kana. Tashika ni Junpei-kun nara sugu genki ni natte kureru kimi mo tsuite ru shi ne. Kare no ichiban no tomodachi. Sei il suo migliore amico, vero? Ci sei anche tu, amore. Fare il possibile per aiutare. Devo ammettere di essere un po' geloso. Non ho mai avuto un'amicizia simile prima. Prima? E adesso? Cosa sarà pensando? Oh, come? Non devo mai. Junpei-kun ga ano yōsu de. Kimi ga. Ah, non gli piace vedere i suoi amici che stanno male. È un ragazzo dal cuore d'oro. Matane. Shigoto, gambatte. Questi sono i nostri ordini. Junpei non si è ancora ripreso. Sto iniziando davvero a preoccuparmi. Dopo tutto quello che gli è successo, capisco perché si sente a terra. È stato molto fortunato questa settimana, però. Nessuno si è accorto della sua assenza per via del tirocinio curricolare. Beh, spero che ora sia un po' meglio. Che cazzo, ma quello stronzo lì... Quello con i capelli bianchi, cazzarola. Prima ha ucciso Aragaki, poi praticamente per colpa sua è... Cioè Chidori, pardon. Purtroppo la C iniziale mi confonde i nomi. E Saccaroso non mi corregge. Cazzo, mi volevo lavorare con Yukari. Che due coglioni. Mamma mia. Il tempo guarisce tutte le ferite. Credi che varrà per Yori? La perdita di una persona cara non è qualcosa che si supera facilmente, a prescindere da quanto tempo passa. Forse è meglio lasciarli in pace e permettergli di riflettere per conto suo. Hai ragione. Sì. Purtroppo non credo ci sia altro che possiamo fare. Tu ne sai qualcosa, vero amo? Visto con lei che ha perso il padre non troppo tempo di distanza. Ora spazzoliamo il doggo. Oh. Ah, ma ha dato un portafortuna. Il boss intanto si sta avvicinando. E poi chissà che cavolo affronteremo. Forse quei due stronzi? No! Vabbè, nel teatro siamo obbligati a ritornare. Per forza. Siamo obbligatissimi. Oggi Junpei San è andato a casa prima. Era chiaramente abbattuto. Forse non si è ancora ripreso dall'incidente. Sono preoccupata per lui. Amore, e se dicessi che Junpei commetterà un'azione estrema? E la farà finita? Oddio, no. Io penso che in chat tutti esulterebbero.
visto che dobbiamo incontrare. Perché non deve morire, scusa? Oddio, ti andrebbe di venire a casa mia? È un po' lontana, ma scusatemi, no? Questa prima faceva la santarellina di sto cacchio, no? Per non dire una parola più volgare. E... cioè... no, non possiamo ancora baciarci, non siamo ancora fidanzati. Oddio, mi hai appena toccato la mano, mi hai deflorato con questo gesto. Poi mi invita a casa sua. Ovviamente ci sarà la madre, vero? Ah, proprio zitto in camera sua, bello. Vabbè, io al posto del protagonista avrei regalato gli 3 volumi a lei. Sapete com'è, no? Per assicurarmi la patata al 100%. Eh beh, qual è il problema, Ruby? Lo faranno sul pavimento. Vi prometto di pensare a me mentre lo leggi il libro. Grazie. Io l'ho letto così tante volte che lo so praticamente a memoria. Ammetto che adesso vorrei riprodurre quella scena presente nel manga. La scena in cui la protagonista perde la sua virginità. Amore, ecco. Perché non mi accompagni in questa follia? Aiuto, no. Ah, così mi dai il manga. Come se fosse a forma di chiave. In effetti c'è anche il simbolo. Ti sta facendo buio. Ah, te ne vai? Che cosa? Prima ha chiamato mia madre. Non è che adesso la madre ha detto che tornerà tardi? No, vabbè ragazzi. E niente. Ha detto che deve lavorare fino a tardi. Ok. Altra deflorazione in atto. 3, 2, 1, l'aereo sta per decollare, sta per atterrare in una nuova pista d'atterraggio. Che poi bello amore che ho detto decolare. Ecco. Manco decollare, perché ormai Ciro mi ha letteralmente fatto impazzire. Io veramente mi posso definire con un nome ben specifico. Deflorator. Nessuna ragazza scampa dalla deflorazione. Purtroppo. Quindi ragazze, cagatevi sotto dinanzi alla mia presenza. Ho sentito che hanno aggredito diverse donne in questa zona di recente. Non voglio stare da sola. Avete capito? Lei ha paura di stare solo a casa perché ci stanno degli aggressori. Ma gli aggressori mica entrano in casa. Stanno fuori, vero? A parte qualche caso raro. Ah, vedi amore, ho trovato un disegnino con dei coniglietti. L'hai visti sopra a destra? C'è una coniglietta femmina con un fiocco rosa. È il coniglietto maschio. Ah, quindi adesso noi riprodurremo i coniglietti durante il periodo pasquale. Per favore, resta solo un'altra ora? Ah, quindi dovrò fare tutto in quella magica ora fuggente. No, ragazzi, non dovrò mica dirtelo esplicitamente, no? In che senso, Ciro? Nel senso, ti prego, fai l'amore con me. Non ce la faccio più ad aspettare. Oh, raga, ma è assurdo! Ma quella danno subito, è meno male che sono vergini queste qua, Chiudi tutto a chiave, ragazzi, ma questo è un capolavoro. Chiudi tutto a chiave. Andiamo.
てください。痛い。なんて、その。Stavo solo usando quella storia come scusa。先輩と一緒にいたいんです。Ah, intendeva la porta di casa, pensava la porta della camera sua. Voglio che resti, Kaori-san.O meglio, non voglio che torni al tuo dormitorio. Vuoi propormi di dormire a casa tua, Chira? I maschi sono scemi, se non lo dici chiaramente non capiscono. O ancora, pensa alla senpai. Ma se mette un po' di più.Non preoccuparti, Ciro, che lo Tsu quando fa l'amore guarda negli occhi. Ok, mo si, ovviamente si oscurerà tutto. E il gioco ci dirà: è passato un momento piacevole con Ciro, vero? Ora puoi fondere Melchizedek, la mano della giustizia. Amore! E niente. Dai, ma faranno qualcosa sicuro. Ho passato molto tempo con Ciro. Cosa avranno fatto secondo voi? Ah, vero. Pensavo che si stato scoperto. Avete capito? Se cosa con la musica aveva pensato che era arrivata la madre. No, Ciro, sono tornata a casa. No, è che è arrivata Yukari. Ah. Scoprendo il tradimento. Però secondo me non è tanto diverso, no? Che magari la madre della fidanzata ci becca mentre sta a bombare la figlia. Non penso che sia una situazione bella. E naturalmente dopo il piacere, Junpei ci riporta in uno stato comatoso. Grazie, Junpei. Arriva dall'ospedale. L'album di Chidori. Oddio, amore. L'album da disegno di Chidori. Dovresti dargli un'occhiata. Posso vedere? Guarda che disegno ci sta. Ha disegnato lui l'amore della sua vita. Sai denna yo te. Iware teru mite. Ah, è riuscito ad andare avanti. Vale anche per me. Bella l'ultima risposta, ti prego, no. Però non ho voluto fare troppo lo stronzo. Ah, ho ottenuto come teurgia vampata vitale.
danno da fuoco ingente a un nemico, ignora la resistenza e ripristina gli HP. Oh, è diventato bello potente. Questo mi fa capire che adesso Junpei lo utilizzeremo sempre in battaglia, eh? Siete felici? I miei amici sorridono con gli occhi lucidi. Percepisco un forte legame con loro. Siamo al rango 9. Ci stiamo avvicinando alla fine del titolo? Forse. Forse? Ne sei proprio sicura? Di quel forse? No. No, 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 niente DVD, perché ho parlato con sto stronzo. Junpei ha proprio un bel aspetto in quel disegno. Ha disegnato un suo ritratto nel blocco di schizzi. Sembra una scena da romanzo d'amore. Comunque sono felice che Junpei-san sia tornato in sé. Magari ragazzi, quindi ho preso quei fiori bianchi per avere il disegnino di Junpei. Non siete felici? O magari c'è anche dell'altro. Boh, chi lo sa. Dopo essere stata separata da Natsuki-chan, ho avuto la conferma che i legami che abbiamo stretto non svaniranno mai. Credo che valga lo stesso anche per Junpei-kun e Chidori-san. Chidori-san non sarà più con noi, ma il legame tra loro non cesserà mai di esistere. L'amore è eterno. È letto, praticamente Chidori aveva iniziato a disegnare solo Junpei. Che coccolona. Ok, per lui e per Chidori. Il frigo è il 10 dicembre, Neku. Ho controllato prima. Ho confermato che lo stato mentale di Junpei-san è tornato alla normalità. Almeno questo. Come è andare nel starter oggi? Ah no. Aspetta. Siamo a dicembre, nel periodo più frenetico dell'anno, e nel Tartaro si riscontrano tracce umane, seppur lievi. Dovreste affrettarvi per prestare soccorso a chi ne ha bisogno. Cordialmente in eterno, Elizabeth.